Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 7, quarta fase del Club La Scommessa. L'unico ad essersi qualificato per questa fase è stato Alessandro Crudo, che aveva pronosticato 19 partite con quota non inferiore a 1,45 per concorrere a questo premio. Un portatile 4 GB di RAM e 500 GB di hard disk. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. La prima partita era Chelsea Wolverhampton 1, finita 1-1 perdente. Inter Spal 1-1,5, finita 2-0 vincente. Sampdoria Atalanta gol, finito 1-2 vincente. Sassuolo Napoli gol, finito 1-1 vincente. Roma Empoli 1, che giocherà questa sera. Poi abbiamo Leicester Fulham 1, finito 3-1 vincente. Arsenal Manchester United gol, finita 2-0 vincente. Manchester City Watford over 2,5 casa, finito 3-1 vincente. Liverpool Burnley over 2,5 casa, finito 4-2 vincente. Poi Atletico Madrid Leganes 1, finito 1-0 vincente. Real Valladolid Real Madrid 2, finito 1-4 vincente. Borussia Dortmund Stoccarda 1 e over 1,5, finito 3-1 vincente. Bayern Monaco Wolfsburg 1 e over 2,5, finito 6-0 vincente. Hannover Leverkusen gol, finito 2-3 vincente. Hoffenheim Norimberga 1 e over 2,5, finito 2-1 vincente. E poi le ultime 4 partite le ha perse, che ha giocato Monaco Bordeaux 1, Saint-Étienne Lille gol, Marsiglia Nizza gol, Lecce Foggia gol, finite rispettivamente 1-1, 0-1, 1-0, 1-0. Allora, Alessandro Crudo non è riuscito a portarsi a casa il premio, cioè un portatile 4 GB di RAM, 500 GB di hard disk, perché ha perso in totale 6 partite. E con questo il club numero 7 finisce qua. Vi ricordo inoltre che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!